Con questo scorcio di natura incontaminata voglio proporti una tecnica pittorica che trovo assolutamente affascinante, l'acquerello spontaneo. È una tecnica che sfrutta tutte le potenzialità dell'acquerello, ma che richiede un po' di pratica. Io per primo mi sto esercitando e mi aspetto grandi risultati. Un giorno. Partiamo dall'inizio. Steve Mitchell, che è l'artista a cui mi ispiro oggi, usa in genere solo tre tinte di base che solitamente sono molto distanziate fra loro nella ruota dei colori, in modo da creare forti contrasti che aiutano a sovrapporre i piani e a dare il senso della profondità. Inoltre, i punti di fusione fra le tinte danno delle interessanti sfumature di contorno. In questo caso sto preparando la mia tavolozza con giallo-oro, violetto e blu primario. Inizio a stendere il giallo con il foglio praticamente asciutto. Per acquerello spontaneo, ovviamente, non si intende un dipinto senza regola. Io, per esempio, mantengo sott'occhio la foto come riferimento. Però non ho tracciato alcun disegno a matita, uso colori inconferenti con la foto. Cerco di delimitare la cima delle piante in primo piano, poi avrò una linea direttrice per il cielo in alto e per il pelo dell'acqua in basso. Lo spruzzino è l'unica fonte di acqua aggiunta, serve sia per sfumare le pennellate, sia per creare colorature casuali a cui poi cercherò di attribuire un concetto e inventare una forma o un significato. Questa prima stesura a pennello, quindi, serve solo a preparare un fondo che poi deve costituire la base per la fase finale del dettaglio. Comincio a variare i colori. Se il giallo è la vegetazione del primo piano, il violetto sarà quella del secondo piano ed il blu sarà cielo e acqua. Ma i colori si dovranno anche incontrare fra loro qua e là, perché la natura non è mai una semplice geometria a piani separati, per nostra fortuna. Le distanze si allungano e si accorciano, così la natura riesce sempre a stupire i nostri semplici occhi umani. Terminata la stesa dei colori, o almeno quando penso che possa bastare, passo rapidamente alla sfocatura di alcune zone ancora umide, decidendo in tempo reale quali saranno le zone più in luce e alle quali rimuovo il colore con il pennello pulito. La stesura di base è finita. Per accelerare il lavoro passo il foam finché il foglio non sia completamente asciutto.
Eccoci. Come vedi, l'acquarello quando asciuga tende a sbiadire. Questa è una caratteristica di cui devi tenere conto e spesso non bisogna preoccuparsi di caricare molto con le tinte, perché una marca di acquarelli medio seria come quella che sto usando si comporta così. Visto che dovrò stare molto sul foglio e avrò bisogno di una punta sottile, stavolta ho optato per un pennello ad acqua che semplicemente ha un serbatoio che contiene acqua e non necessita di essere bagnato ulteriormente. Ma puoi usare qualunque pennello per fare questo lavoro, basta che abbia una punta sottile. Uso sempre i tre colori di base, ma più densi e carichi. Quando ti trovi davanti a un foglio con questa base dipinta, non è facile decidere dove andare a scurire, soprattutto all'inizio. Così mi impongo un minimo di regola, decido per ora di seguire i bordi dove cambia la tinta. E poi si vedrà. Questo esercizio fa molto bene all'immaginazione perché, nonostante la foto di riferimento, in questo momento stai creando uno scenario di fantasia che non assomiglierà nemmeno lontanamente alla foto. Sarà una tua creazione. Uno scorcio di natura completamente inventato con un richiamo all'impressionismo. Cerco una tonalità più scura per tracciare un grande pino centrale, mischio semplicemente il blu con il violetto ed esce fuori un grigiastro che accompagna entrambe le tinte. Con questo modo di dipingere, rilassante e creativo, necessita una buona musica di sottofondo, un po' di tempo da dedicare solo a te stesso.
Sono convinto che è una strada molto interessante da percorrere, anche per realizzare dei buoni dipinti. In questo video ti voglio semplicemente raccontare questa mia nuova esperienza senza la pretesa di realizzare un dipinto di pregio artistico, perché ho ancora molto da sperimentare. Sempre nel confine che mi sono imposto, ovvero quello di mantenere sempre le stesse tre tinte, divago un po' a sensazione. Per esempio uso il blu per zone d'ombra più alberate. Più avanti userò il grigio di Paint per dare maggiore evidenza alle ombre, ma nessun'altra tinta. Per questo tipo di lavori sconsiglio vivamente di usare più di tre colori, sarebbero veramente complicati da gestire. Tieni conto che le sfumature fra tre colori sono praticamente infinite, quindi hai già a disposizione tutto quello che ti serve. A questo punto cambio pennello e metto in azione il tiralinee, che mi serve per dare un'idea delle pietre in primo piano. Non saranno messe a fuoco perché fanno parte del contorno. Come già detto, mi aiuto con il grigio di Paint, che mi servirà anche dopo per tronchi e rami.
L'inserimento dei tronchi degli alberi qua e là permette finalmente di dare un senso tridimensionale alla scena. Il grande pino invece non mi riesce come sperato. Provo a lavorarci ancora, ma rischio di peggiorare la situazione. Scusa la manovancina che copre il disegno in tempo reale, ma avrei bisogno di un aiuto regista. Ti svelo però che sto aggiungendo tronchi in primo piano e cime di alberi in lontananza. Con questo pino non vado proprio d'accordo, non c'è niente da fare. Ti avviso fin d'ora che questo dipinto non sarà mai disponibile, andrà nell'archivio delle centinaia di esperimenti non terminati che ho in cantina. Ma nonostante questo sono contento del risultato per quanto riguarda la tecnica in generale. Thank you.
Ho deciso di creare un po' di puntinato sul pietrame in primo piano per movimentarlo un pochino. Metto dei fogli a protezione del resto del disegno, così posso spruzzare senza problemi. Procedo così a sensazione finché l'illustrazione non mi sembra ultimata. Come primo esperimento, diciamo un po' più organico, nello stile spontaneo, mi sono divertito parecchio e ho imparato alcuni accorgimenti che mi serviranno la prossima volta. E non vedo l'ora di riprovare. Se vuoi cimentarti anche tu, ti consiglio di trovare un soggetto fotografico a media distanza, che abbia almeno due piani di distanze che riguardano gli alberi. Oltre anche a uno stacconetto con acqua o con una spiaggia sabbiosa e potrai sbizzarrirti anche tu. Ti ringrazio anche oggi per avermi seguito e ti invito a iscriverti al mio canale. Appuntamento alla prossima puntata e a prestissimo!